L'esperienza dei miei giochi paralimpici a Tokyo è stata un'esperienza fantastica. Sicuramente si sentiva tanto la mancanza del pubblico a causa delle restrizioni Covid, però io sono molto soddisfatta dei risultati che sono riuscita ad ottenere. La gara di cui sono più soddisfatta, anche se in realtà è quella del metallo meno prezioso, è il 50 delfino, perché era l'ultimo giorno e sono riuscita a migliorare di molto il mio personale. La mia scelta con eCampus è iniziata nel 2015, quando mi sono iscritta alla laurea triennale in Scienze Politiche e Sociali. La mia scelta su eCampus è ricaduta perché in quel periodo non stavo molto bene fisicamente ed ero spesso ricoverata in ospedale e quindi ho deciso di affrontare l'università telematica per restare al passo con le lezioni e di conseguenza al termine della carriera della mia appunto laurea triennale ho deciso di iscrivermi sempre con l'università eCampus alla laurea magistrale in giurisprudenza. Io mi sono laureata in giurisprudenza poche settimane fa, il 9 settembre, e ho fatto una tesi sperimentale confrontando il sistema legale sportivo paralimpico italiano con il sistema appunto legale paralimpico americano, che sappiamo essere uno dei paesi cardine dal punto di vista dei risultati sportivi. In realtà le differenze sono molteplici e ci sono vantaggi e svantaggi sia per quello che è il sistema americano ma anche per quello che è il sistema italiano. Sicuramente la mia tesi parte e arriva ad un punto, cioè che la concezione dello sport paralimpico è molto importante al fine anche di estendere e di tutelare l'atleta con leggi e normative specifiche. L'università eCampus mi permette di avere le lezioni sempre a disposizione, per cui riesco tranquillamente ad incastrare lo studio tra un allenamento e l'altro, oppure anche quando magari sono in viaggio, perché ad esempio riesco a collegare le lezioni alla macchina e mentre sono in viaggio le ascolto, in modo da ottimizzare perfettamente i tempi e riuscire quindi a brillare sia in ambito sportivo ma anche in ambito universitario. Il mio futuro sicuramente sarà tra lo sport e il lavoro. Per quello che riguarda lo sport è ovviamente il mio obiettivo continuare a nuotare e l'obiettivo più vicino è il mondiale che si terrà a giugno del prossimo anno in Portogallo. Dal punto di vista di studio e lavorativo al momento mi sono iscritta a un master sempre presso l'università eCampus e successivamente comincerò ad intraprendere anche la mia carriera lavorativa nell'azienda di famiglia.